Mario Biondi, Brasil, nuovo album. Beh, innanzitutto, come sei sopravvissuto a Sanremo? Grazie alle tue caramelle. No, scherzo. Beh, devo dire che sono sopravvissuto bene fino a Sanremo. Finito Sanremo, andava tutto bene. E 2 o 3 giorni dopo è partita bronchite, tosse, un disastro. No, è stata un'esperienza assolutamente positiva. Brasil, un album, guarda, completamente diverso da quello che ci si poteva aspettare, un album by Rio de Janeiro, dove si sente tutta la forza del funky e tutta la forza anche dei generi musicali che contraddistinguono proprio il Brasile. Sì, sono molto contento, devo dire, del risultato. Anche i miei amici musicisti, insomma, l'ho fatto ascoltare un po' a quelli che amo, no? Ai miei amici veri da sempre. E anche loro mi hanno detto la stessa cosa che mi stai portando tu. Non mi aspettavo un progetto così, mi aspettavo qualcosa di più classico, Brazilian, bossa nova, e invece no, è quella novità, è il nuovo Brasile, quello che succede da diversi anni ormai a questa parte. Ma senti, ma come si lavora a Rio de Janeiro? I ritmi di lavoro credo che siano completamente diversi, e già in conferenza stampa hai raccontato dello studio che era un vero e proprio porto di mare. È proprio così. Devo dire che si è lavorato molto bene, poiché le persone che hanno collaborato a questo progetto sono dei veri professionisti. Non c'era da perdere giorni di studio per tirare giù un'idea. Io o Mario Caldato Cassin proponevamo un'idea. Il batterista entrava in studio ed era giusta, cioè, e già suonava bene. Quindi, poi è vero che durante queste session c'erano i momenti di porto, entrava un sacco di gente, si stava là. Allora poi prendiamo un succo di mango, prendiamo un succo di papaya, prendiamo. E si creavano questi momenti nei quali, devo dire, come dicevo prima in conferenza stampa, in un primo momento mi sono un po' irrigidito. Sai, in studio, chi mi conosce lo sa, cerco di essere piuttosto dritto perché non voglio perdere in concentrazione. Ma in questo caso ho apprezzato anche perché questi momenti, diciamo, di divagazione erano circoscritti. Mi incuriosisce anche la scelta dei brani, perché nell'album convivono, oltre a dei brani inediti, anche pezzi come Smooth Operator o anche dei classici brasiliani. Come li hai scelti? Beh, li abbiamo scelti insieme in base a, sicuramente, esperienze anche personali, no? Brani che hanno fatto parte di un trascorso, di un periodo. Smooth Operator è una di quelle cose, di quei brani che ha fatto parte sicuramente del mio trascorso di vita. Sade con gli Online Skin mi ha fatto innamorare negli anni 80. Come dicevo prima, ho avuto parecchia paura, ecco, riguardo alla realizzazione di Smooth Operator, però poi siamo riusciti a trovare il bandolo della matassa e credo che ne sia venuta fuori una versione originale e spero accattivante, spero che piaccia. Ma senti, all'interno di un album come possono convivere jazz, soul, bossa nova, funky, elettrofunk? Come può convivere tutto questo e soprattutto come si può trovare un sound così omogeneo? Devo dire che quando le cose le fai bene o quando hai dei musicisti veramente bravi riesci a fare dei miracoli. Io sono fortunato, ho sempre collaborato con dei musicisti bravissimi, già da Handful of Soul si riusciva a mescolare dei sound e dei momenti musicali molto differenti, ma che si omogenizzavano e diventavano piuttosto omogenei nelle mani di musicisti molto bravi, e questo sicuramente è la riprova. Senti, ci saranno 2 le date italiane molto importanti e poi ripartirai da Londra per un tour che ti porterà in tutto il mondo, perché ricordiamo che l'album poi verrà distribuito in diversi paesi. Quanto ti senti ambasciatore dell'Italia nel mondo? Ma io
spero nel mio piccolo di esserlo tanto ambasciatore dell'Italia. Non ho grandi pretese, io faccio il cantante, non porto il verbo di nessun genere in giro, porto un racconto romantico di quello che siamo. E in tanti mi riconoscono il fatto che si inorgogliscono quando sentono che io sono stato a Royal Albert Hall piuttosto che in Giappone, piuttosto che in posti meravigliosi in giro per il mondo. E questo mi fa molto piacere. Senti, io non posso che ringraziarti e salutiamo All Music Italia. Ciao a tutti e ciao a voi All Music Italia.